Benvenuti al quarto e ultimo match dei quarti di finale. Invitiamo senza indugio sul palco Miss Frenny e Marco Foggia. Un applauso. Come state? Siete pronti? Ok, allora lasciamo poche parole in questo palco. Io direi subito, vediamo chi inizia. Miss Frenny, testa o croce? Testa. Croce. Marco? Inizia lei. Inizia lei? Inizia Miss Frenny questo quarto match e si esibirà con Love is a Lie. Signori, Miss Frenny. Is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call in a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater than pain. I got a bill but no sound. But no, I and I know I know I love is a lie, love is a lie, love is a lie, and I know I'm going down. Now there was a time, love was blowing my mind. No, no tears, no, no doubt, till I figure it out. Now I'm madder than hell, love is wagging its tail. I hold her, I cry, love is a lie. I've got a hell but no sound. Che dici? Sono contentissima, va bene, io ho dato il massimo e è quello che faccio sempre, quindi spero che arrivi sempre, poi se non succede migliorerò le prossime volte. Bene, passiamo la parola a Dalise.
La cattiva stavolta sono io. Ciao Miss Frenny. Ciao. Sei brava, sei bravissima. Tieni il palco. Questo è un brano con molta forza e tanta cazzimma, passamelo. Io sicuramente ti avrei sentita, cioè mi avresti colpito e ti avrei dato il gol se tu fossi scesa ancora di più nell'onestà di quello che stavi dicendo. È una comunicazione non del corpo ma vocale, e io da te mi aspetto una forza dirompente e in questa esibizione mi è mancata, quindi per questo non ho dato il mio gol, non me ne volere. Assolutamente no. Valentina? Sì, subentro io non a gamba tesa, però è un passaggio, ecco, un assist che mi ha dato, perché comunque capisco benissimo da Lise e provo anche a decifrare in parte tecnicamente quello che è arrivato anche a me. Ovviamente il mio gol ce l'hai nella vita, sei straordinaria, ti amo proprio profondamente, però... Io sento che tu hai qualche marcia in più che però tieni a freno. E, quello che invece non riesci a controllare è il tuo over. Hai paura del tuo over. Tu sei un vulcano che sta per tirar fuori di tutto, ma hai paura di te stessa perché non hai magari questo controllo pieno sulle dinamiche, sull'estensione, perché la tua voce è piena di colori, dei colori bellissimi, però ti manca almeno per quello che ho sentito oggi, ma anche ieri è successo, e paradossalmente più sulle fasi, i picchi alti, dove magari l'aspettativa da questa parte è quella di sentire una pezza in faccia che arriva, però la sento frenata. Allora faccio una domanda a te, ti passo la palla e ti chiedo, per conoscerti meglio, c'è A, un problema che non sei informissima, B, un problema che non hai abbastanza consapevolezza di quella posizione vocale, o C, ti sei un attimino emozionata troppo e quindi eri insicura su quei passaggi? Allora, è un misto tra B e C. Eh beh, è già qualcosa. Nel senso che io la tecnica vocale ho iniziato a studiarla negli ultimi 4 anni. Mm-hmm. Prima, purtroppo, tra virgolette, perché anche colpa mia, ho seguito soltanto lezioni standard, quindi vocalizzi e canzoncina. E ho avuto modo di lavorare con una vocal coach solo negli ultimi 4 anni e scoprire colori della mia voce e dinamiche che non conoscevo, quindi anche i passaggi, l'appoggio, falsetto, misto, testa, tutto questo tecnicismo l'ho imparato negli ultimi anni, e quindi a volte ho anche un'insicurezza magari nella poca... Sì, sì, no, cioè volevo essere certa di questa cosa sempre perché dopo quindi... dici c'ha le visioni, e invece la percepisco, e quindi volevo sentire da te appunto in base al tuo percorso, però sappi che è molto onesto questo, è molto genuino ed è bello che arrivi comunque una consapevolezza anche di dove ti sei collocata adesso, però sappi che hai tutto le carte in regola per volare alto, e te lo auguro, e soprattutto fatti seguire, perché devi sviluppare 4 anni, cioè dovevi star già al di là di tutto, cioè qui non ci vogliono anni di studio, ci vogliono delle lezioni mirate per darti consapevolezza delle posizioni, di come tu devi spingere, trattenere, o comunque al di là dell'interpretazione che già ce l'hai, però i colori vocali sono il tuo biglietto da visita in questo mondo, e tu li devi conoscere e saper utilizzare al posto giusto per arrivare dove vuoi arrivare. Questa è il tuo obiettivo. Quindi cambia, mi dispiace dirtelo, però cambia vocal coach, perché se non ci ha capito niente in 4 anni, vabbè, siamo sincere. In realtà è perché è distante, sta in America, quindi allora no, purtroppo è... Investi, in questo momento. Allora investi o prendi e parti, anche senza una lira, te lo dice una che così ha fatto, fallo per te,
devi crescere tu e devi dare prima di tutto a te stessa tutte le possibilità, non attendere gli altri, non attendere che ti cambino gli altri, dipende sempre tutto da te, ok? Fallo. Luca? Allora, Miss Fren, io sarò sincero, ti ho dato il gol perché anch'io ho la stessa sensazione, nel senso che mi sembri una Ferrari, adesso non per fare una citazione, ma con il freno a mano tirato, purtroppo. Se mi fossi dovuto basare sullo storico, quindi sulla performance che hai fatto negli ottavi con Fighter, che mi hai proprio investito, non ti avrei dovuto dare il gol oggi per questa esibizione. A livello vocale parlo, però, perché a livello, diciamo, energetico sei sempre molto centrata, sei sempre molto, cioè tu sei la dimostrazione che non c'è bisogno di fare tanto sul palco, perché quando hai presenza e hai consapevolezza di dove devi stare, puoi stare anche fermo e tutto intorno sparisce. Però mi è mancata la performance vocalmente parlando, per questi punti tecnici, diciamo, ecco, perché soprattutto sui picchi mi mancava, come se lo prendo ma non lo prendo, quindi è come se mi mostri una cosa e poi me la togli improvvisamente. Quindi il mio consiglio è anche questo, di approfondire magari il lato tecnico, sempre a servizio dell'interpretazione, che tu comunque hai abbastanza ben delineata, però la tecnica è, come dire, mi diverto, prendo la macchina da corsa, ho consapevolezza dei mezzi, posso fare quello che voglio e guido come so guidare, altrimenti sei sempre un minimo frenata e non riesci a esprimerti al 100%. Siccome tu sei in questa fase del talent, diciamo, non me ne vogliono gli altri, però l'unica voce diciamo dal punto di vista tecnico, ok? Perché gli altri chiaramente hanno il loro mondo, chi un po' più acerbo, chi invece è puntato chiaramente sulla scrittura, sull'interpretazione. Tu invece sei proprio quella che potrebbe ricoprire il ruolo mancante, ovvero della cantante interprete. Però devi fare qualcosina in più, sicuramente, perché hai le possibilità di farlo. Ok, grazie. Dico a Vale che ti assicuro che non sono bastati 4 anni, ma una settimana di coach Federica Gili, e lei ha fatto dei passi da gigante. Cioè, se la sentivate alla prima esibizione, era un'altra proprio. Quindi sì. Sì. Io non so se devi dire altro? Sì, un'altra cosetta, quindi mi affido, io non ho tutte queste referenze tecniche che hanno loro, quindi mi fido di loro ciecamente. Ovviamente non è stata la performance più brillante dal punto di vista tecnico e vocale, però tu sei bella, cioè a me piace proprio vederti mentre canti, mi piace la tua mimica facciale, l'energia, quindi... Insomma, se è bastata solo una settimana, la scorsa settimana di preparazione delle qualifiche, pensa, con Federica Gili sotto mano, in 4 anni diventavi Beyoncé, non lo so, Celine Dion. Sì, io non so se può esserti utile, ma quello che il mio orecchio ha sentito è che canti in apnea, quindi la respirazione potrebbe essere un tuo punto su cui lavorare, e la tua voce è verticalizzata, manca di ampiezza, e in quello si colora tantissimo di più, e hai un corpo dove non sento risuonare la voce. Quindi mi aspetto, quando vedo te sul palco, che la tua voce risuoni in tutto il tuo corpo. Non so se questa cosa può esserti utile. Io direi di proseguire. Ringraziamo Miss Frenny per la sua esibizione. Ti invito ad accomodarti sugli spalti e facciamo venire qua Marco Foggia. Marco, so già che è un artista che si prepara molto prima dell'esibizione, quindi so già che non ci dirà niente prima, ed è giusto così perché lasciamolo alla sua concentrazione, quindi non parlerò oltre. Marco Foggia con The Sound of Silence.
talk with you again. Because a vision softly creeping left this seat while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Need the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were set by the flash of a neon light, this split the night and entered the sound of silence. And in a naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one there disturbed the sound of silence. Who said, "Ah, you do not know"? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might hide with you. Un'esibizione da 4 gol. Io andrei subito a parlare con i giudici. Ho visto una scalpitante Valentina. Allora, Marco, tu sei veramente una persona che spiazza. Come ieri, tu hai bisogno di carburare, hai bisogno di far aumentare quel fuoco che hai dentro. Guarda, ti giuro, io mi aspettavo che tu urlassi alla fine, perché cioè, sono stata rapita completamente all'interno del tuo viaggio, al di là della scelta del brano. Cioè, ho capito benissimo cosa rappresenta per te e cosa stavi provando in quel momento.
ha colpito tutti questo, e questo, guarda, ho i brividi a cercare di trovare le parole giuste. La bellezza, la magia della musica, anche nella sua, diciamo, imperfezione, è proprio questa. Cioè, la comunicazione, l'emozione, questo è tutto. Non è necessario avere chissà che cosa, non è necessario neanche avere, perché tante super voci poi sono anche fredde. Tu sei un ragazzo che ha tanta storia da raccontare, e credo che tu stesso abbia bisogno di raccontarla a te stesso prima di tutto. Quando hai iniziato a cantare ho detto: cavolo, perché hai scelto sto brano? Intanto mi ti immaginavo nuovamente con la tua chitarrina, bellino, lì, che faceva la sua esibizione. Poi ho fatto uno switch, ho detto ok, adesso me lo voglio immaginare in un'altra situazione, quindi completamente al buio, nella tua stanza, con il fumo, quello che è uscito fuori, e la tua voce, che ha iniziato a trasportarmi in un mondo, distogliendomi dal fatto che tu fossi impreciso, perché sei partito impreciso. Poi hai cambiato mood, ma ti è servito come di riscaldamento. È una cosa che, per esempio, assomiglia molto a me. Ora mi uccideranno tutti, soprattutto i coach, che vi confesso questa cosa: io sono una persona che non si riscalda prima di cantare. Ok, questo è sbagliato, sappiatelo ragazzi, per chi ha bisogno, ok? Io mi scaldo cantando neanche il primo minuto, ovviamente dipende da quello che uno va a cantare, però mi sono ritrovata in questa roba qui. Ovviamente nella mia esperienza magari mi permette di avere un controllo maggiore, però tu sei il classico esempio di persona che si riscalda poi andando avanti nel brano. Allora, va bene così se tu ti senti a tuo agio per questo, però in previsione di un percorso professionale che non sia l'andare a suonare per il locale, ma magari pensare ad una cosa più importante anche a livello discografico, cosa che, ripeto, auguro a tutti, quindi niente esclude niente nella vita, devi sapere come muoverti, perché è importante. Appena apri bocca devi convincere. Non posso, o magari non ho il tempo io dall'altra parte di aspettare ad arrivare ad un minuto, a volte neanche a 30 secondi. Vai a fare un provino, le prime due parole che dici hanno capito se sei in grado, che colore hai e se sei sicuro di quello che stai facendo. Capisci? Te lo dico solo per questo, perché a me piaci da morire a prescindere, e questa è anche una tua particolarità che mi colpisce. Sono stata lunghissima, scusatemi tutti, però avevo necessità di dirgli queste cose, e ti ringrazio per questa bellissima emozione che mi hai regalato. Luca? Io, Marco, veramente sono stato investito, reinvestito, poi mi sei passato sopra 5-6 volte col tuo, non so nemmeno che mezzo hai utilizzato, però mi hai proprio spiattellato sull'asfalto. Io non sono una persona che entra facilmente in empatia con gli altri, né che facilmente si commuove, però mi hai riportato probabilmente all'unico momento in cui io forse ho pianto davanti a un film, che è stato quando Forrest va sulla tomba di Jenny a chiederle perché l'ha lasciato solo. Quella è stata l'unica scena che mi ha devastato il cuore, ma tu oggi mi hai proprio squarciato. Ma io ti avrei dato il gol già al soundcheck, perché sei proprio, tu hai questa capacità di, non so se è una capacità, ma non credo, io credo che sia proprio il tuo tormento, cioè che hai dentro, che io sento proprio forte perché ce l'ho anch'io, e sei sempre lì tra, sei sull'orlo del pianto perché hai bisogno di buttare fuori quello che hai dentro, e la tua paura è quella di non essere accettato per quello che sei, di non essere compreso.
E lo capisco perché ci sono passato io anch'io e ci si passa tutti quanti, ma a me sei arrivato in maniera, ti ripeto, devastante. E non faccio sarebbe inutile fare commenti sul discorso vocale o altro, perché tutti siamo passibili di miglioramenti, tutti possiamo incontrare la giornata sì perfetta, la giornata no. Tu oggi cioè non c'è niente da dire, perché basta vedere come quella che è stata la reazione di tutti, cioè non è finita ancora la canzone, tutti quanti erano distrutti. Quindi io ti aspetto in finale, e quando prima ho detto che non c'erano altre voci, mi ero per un attimo mi ero dimenticato di te. Ti giuro che questo è un errore che non compierò più, quindi non commetterò più. Quindi vediamoci in finale, io ti aspetto assolutamente. Bravissimo. Dalise, se vuoi. Allora, secondo me dobbiamo cominciare a riscrivere il significato di perfezione quando si parla di performance canora, e dire che la perfezione è che quando tutti gli animi da diversi luoghi del mondo convergono in un unico applauso, quella è la perfezione. Cioè, se tu metti d'accordo con delle stonature, con le tue caratteristiche, che ti sei scardato la voce, tutto quello che vuoi, metti d'accordo tutti, la perfezione è questa. Prendi e porta a casa. Uno. Secondo, io ti devo ringraziare personalmente, perché da un punto di vista professionale è molto difficile dimenticarsi di essere un professionista e diventare pubblico per una volta e godersi la canzone di qualcun altro. Ok? Quindi tu oggi mi hai permesso di dimenticare che sono una professionista e di ricordare a me stessa che sono un essere umano che ha la necessità e il bisogno di rivivere attraverso la voce degli altri le proprie emozioni. Non so la tua storia, non mi interessa, ma grazie perché mi hai fatto fare un viaggio nella mia. Marco, adesso capisco perché ieri mi hai detto domani devo fare per forza questa canzone. Io adesso qui dico una cosa che non so se posso dire. A lui un po' l'ho accennata. Non conosco il tuo tormento, lo vorrò conoscere e spero di poter lavorare con te insieme a te per scrivere qualcosa per te. Te l'avevo accennato, però indipendentemente da come andrà, se vincerai non me ne frega niente, per me un grandissimo regalo sarebbe poterti scrivere brani e semplicemente io inviterei Miss Frenny sul palco. Certo, intanto che arriva Frenny puoi prendere il microfono. Allora, intanto grazie per le belle parole e non saprei dire altro. C'è una ragione dietro questa canzone. Io volevo venire qui, superare la sfida di ieri e cantare assolutamente questa, poi potevo benissimo uscire, non mi interessava nulla. Poche settimane fa io ho perso una persona che era il mio maestro di vita, io lo considero così. È stato il mio educatore, era il proprietario di una ludoteca dove noi, ma anche persone di 20 anni più grandi di me, 10 anni più piccole di me, passavano il loro tempo. Lui ci ha educato alla vita, più della scuola, più diversamente dai miei genitori, diversamente da tante altre persone. E lui era un genio, era un artista a tutto tondo, disegnava, sapeva scrivere, insegnava all'università e soprattutto viveva solo e soltanto attraverso il sorriso. Per lui era tutto uno scherzo, era tutto gioco. E si è addormentato con un sorriso, dopo aver lottato per un anno con un cancro. E questa frase l'ho ritrovata in questa canzone che conoscevo già, ma in questa versione che ho ascoltato solo 2 settimane fa. Il mio maestro di canto me l'ha fatta ascoltare e io non ho potuto far altro che portarla, perché dice una frase emblematica che è "Silence like a cancer grows". E io lì mi sono sempre sciolto ad ascoltarla, l'ho ascoltata 1000 volte in una settimana, credo, non lo so.
Mi è dispiaciuto molto per le vocal coach che questa mattina ovviamente avevano qualche dubbio, però io non potevo fare altrimenti e questa canzone era il mio tributo a lui. Tutto qui. Marco Foggia. Prego Miss Frenny, puoi salire sul palco. Quarto ed ultimo match dei nostri quarti di finale. Signori, si sfiderà nelle semifinali contro Mello Marco Foggia, 4-3. Miss Frenny purtroppo dovrà abbandonare il talent. Andiamo a vedere il suo video insieme. Mi chiamo Francesca Brunori, in arte Miss Frenny, ho 30 anni e vengo da Fabriano nelle Marche. Vuoi dirci qualcosa? Volentieri. Ecco, adesso mi emoziono. No, vabbè, volevo... Niente, forse era meglio se non parlavo. Facciamo un applauso. No, volevo... Sono lacrime di gioia, perché sono felice di essere arrivata fino a qui. E volevo ringraziare tutti per i giudizi positivi, quelli negativi, le critiche sempre ben accette e molto costruttive. È stato un percorso bellissimo, un duro lavoro ma che ha portato i suoi frutti e rivedrò sicuramente Federica perché mi ha aiutato a scoprire. Mi ha aiutato a scoprire i bellissimi colori della mia voce. No, perché anch'io a 30 anni a volte ho pensato come Marco di abbandonare il mio sogno.
E qui ci ha dimostrato il contrario, cioè che non si può fare. Ho capito che non va mai fatto. Quindi fino alla fine seguite i vostri sogni. Grazie a tutti, basta, perché ho fatto il piagnisteo apposta. Prego. Allora sì, basta essere tristi, perché poi dopo un po' io mi stufo. Volevo solo fare una lamentela allo staff di Talent League. Nel bagno della mia stanza c'è un fono. Non è carino. Bene, Miss Frenny, ti invito ad accomodarti sugli spalti e farei venire qui i semifinalisti di Talent League. Facciamoli venire tutti e quattro. Sono Josh, Mello e Zeno e ovviamente Marco Foggia. Facciamo un applauso ai nostri semifinalisti. Signori, abbiamo già visto che domani si sfideranno nell'ultima puntata Zeno contro Josh e Marco Foggia contro Mello. Io non vedo l'ora di vedere questa semifinale e subito dopo la finale, perché nell'ultima puntata, che sarà un po' più lunga, avremo degli ospiti. Ovviamente non possiamo dire niente, ce li teniamo per noi, ma cari spettatori, rimanete con noi, ci vediamo nell'ultima puntata di Talent League!